Buongiorno amici, oggi in 3 minuti vi parlo di Zingaretti, del PD, della loro Teletevere, ma soprattutto della RAI di Milano. Ho visto che all'interno del Partito Democratico è esplosa una vera e propria bomba e a dir la verità la responsabilità è tutta nostra. Sì, perché in questi anni abbiamo lavorato perché la RAI potesse avere una grande opportunità, sviluppare un canale in inglese nella città più europea d'Italia e guardare al suo futuro attraverso lo sviluppo del web. Peccato che il PD non sia affatto d'accordo con quest'idea, tanto che il partito di Enrico Letta è in questi giorni dilaniato dalle parole di Zingaretti e Beppe Sala. Partiamo dall'inizio. Nel 2018 vede la luce il nuovo CDA della RAI, il cui presidente è Marcello Foa. La prima questione che Marcello Foa ha in mente è proprio lo spostamento da via Mecenate a un'altra sede, che è quella del Portello. Questo comporta importanti risparmi per l'azienda, che vive grazie al canone, quindi con i nostri soldi, e una possibilità di sviluppo importante nella città più europea d'Italia del canale in inglese e del suo futuro sul web. Oltre alla sua volontà, Marcello Foa porta avanti con i fatti nel CDA questa importante novità per l'azienda e per Milano. Intanto, con i fatti, il Partito Democratico, con la sua consigliera eletta Borioni, continua a rilanciare la palla in lungo per evitare che si arrivi alla votazione finale che decreterà lo spostamento della sede da via Mecenate al Portello. Questi sono i fatti. Oggi vedo che il sindaco di Milano, Beppe Sala, incolpa tutta la politica romana, centrodestra, centrosinistra, di fare asse contro Milano, ma in realtà è contro la RAI, perché si sentirebbero spodestati del loro potere. Peccato che noi abbiamo sempre sostenuto a favore della RAI, di Roma, di Milano, di Napoli, di Torino, di Bologna, che fosse necessario avanzare questo progetto. Noi lo abbiamo sempre detto e fatto. Quindi, ancora una volta, sulle parole, sono perfettamente d'accordo col sindaco di Milano Beppe Sala. Peccato che nei fatti il suo partito abbia realizzato esattamente l'opposto. Oggi Sala dice fuori la politica dalla RAI. Bravo Sala, perché secondo lei, caro sindaco, lo spostamento non è una scelta politica? Peccato che il PD non sia d'accordo. Semplice, no? Quindi, con le idiozie tipo Teletevere, è sacrosanto che il servizio pubblico sia diffuso sui territori, da Bolzano a Palermo, e che le migliori caratteristiche proprio di quei territori possano dare il loro contributo per dare il miglior servizio pubblico possibile. So che a Milano, in consiglio comunale, verrà presentata una mozione proprio riguardo a questo argomento. Sono certo che a Milano saranno tutti d'accordo, ma ridurre il tema a un semplice argomento di bottega oscura, mentre l'interesse dell'azienda e del bene pubblico è tutt'altro, dimostra come il Partito Democratico stia facendo semplicemente il male di Milano, della RAI e dell'interesse pubblico. Ciao.